L'Avvento per i cristiani e non soltanto è periodo di festa e di attesa. La nascita di Gesù, il suo messaggio universale che ha travalicato secoli e limitazioni della condizione umana. Così è stata davvero interessante la conferenza stampa nel corso della quale vi è stata la presentazione del primo CD del coro polifonico San Nicola dal titolo Natus Est nella scuola primaria Manzoni di Lizzano. Natus Est è una raccolta dei migliori brani natalizi internazionali eseguiti con l'accompagnamento dei maestri Biagio Giuseppe Moscato alle tastiere, Francesca Lecce al flauto traverso, Michele Santoro alle chitarre, Luigi Cinque al basso e Giampiero Tripaldi alla batteria. La serata, presentata da Nicla Pastore, ha visto anche l'intervento del sindaco di Lizzano, la dottoressa Antonietta Doni. Sono veramente orgogliosa che questo coro sia di Lizzano e che sia la parte bella, buona, cara, che tutti noi vogliamo incentivare e creare tutti i giorni e avvicinare il massimo dei ragazzi, dei bambini a questa esperienza. Un progetto che ha una sponda sociale molto importante, come riafferma il parroco della chiesa matrice, Don Giuseppe Zito. Protagonisti tanti giovani della nostra comunità parrocchiale, del nostro territorio, impegnati all'interno delle mura domestiche della parrocchia, che vivono un protagonismo attivo nella chiesa e per la società. Uscire dalle consuetudini e abbracciare quel mondo spesso sconosciuto dei canti natalizi a livello internazionale, un progetto frutto dell'esperienza ventennale del coro diretto dal soprano Anna Maria Lecce. Far conoscere alla gente un repertorio natalizio praticamente sconosciuto, noi conosciamo soltanto la superficie di questo mondo incredibile. Abbiamo preso a piene mani dal repertorio inglese, americano, argentino, abbiamo cercato di raccogliere quanti più canti tradizionali possibili, però rendendoli poi nella nostra maniera, in allegria, in gioia.